tutti, sono Angelo Quarto. D'accordo con Rastad abbiamo deciso di fare delle piccole integrazioni su singoli argomenti rispetto a quanto trattato in via più generale e complessiva nel corso del webinar del 23 marzo. Per quanto mi riguarda, volevo fare un piccolo approfondimento su uno specifico tema, ovvero sull'applicazione pratica del principio di cui all'articolo 46 del decreto legge numero 18 dello scorso 17 marzo, e in particolar modo con riferimento al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604 del 66. Tralascio ogni considerazione, rimandando a quanto abbiamo già esposto nel corso del webinar, riguardo ai dubbi di costituzionalità di questa norma già sollevati da più parti, come pure all'elenco di tutte le ipotesi e tipologie di risoluzione del rapporto che, ancorché astrattamente riconducibile a un concetto di giustificato motivo oggettivo, non rientrano in questo divieto, in quanto la norma di riferimento per questi licenziamenti o recessi è altra e diversa rispetto a quella di cui all'articolo 3 della legge 604-66. Ma mi volevo concentrare solo a un'ipotesi concreta, ovvero un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i lavoratori soggetti a tutela ex articolo 18 dello Statuto Lavoratori, quindi per dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti e assunti prima del 7 marzo del 2015. Come sappiamo, per queste tipologie di licenziamenti, la legge prevede che debba essere svolto un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'AITL, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente. Ebbene, questo tentativo di conciliazione ha una sua procedura che deve concludersi necessariamente entro 20 giorni e prevede che il licenziamento eventualmente intimato all'esito di questa procedura abbia un effetto retroattivo alla data della richiesta di tentativo di conciliazione obbligatorio davanti all'AITL. L'esempio concreto che vi sottopongo è quello che per esperienza diretta ho dovuto gestire, è quello relativo a un licenziamento e per il quale era stato richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione in data 17 febbraio del 2020, quindi al di fuori di qualsiasi situazione emergenziale, e per il quale era già stata disposta una convocazione davanti all'ITL competente per il 5 marzo, se non che a seguito della vicenda coronavirus questa convocazione è stata rinviata e successivamente, in data 10 marzo, c'è stata una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha rinviato tutte le convocazioni davanti alla Commissione di Conciliazione data successiva al 4 aprile del 2020. Quindi ci si trova in una situazione in cui non era possibile terminare la procedura e ciò ancorché nelle more sia stato raggiunto un accordo con il lavoratore per una risoluzione consensuale e incentivata del rapporto di lavoro. Ebbene, la soluzione che si è trovata in questa situazione molto peculiare è stata quella di stipulare comunque un accordo con scrittura privata per la risoluzione consensuale del rapporto, e quindi ancorché stipulato successivamente al 17 marzo, non rientrava nel divieto di cui all'articolo 46 e quindi non si trattava tecnicamente di un licenziamento, con l'unica riserva di formalizzare questo accordo ai fini della possibilità di accedere alla NASPI anche davanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, se e quando, o meglio, quando sarà possibile appunto essere di nuovo convocati davanti a questo ente. In questo modo appunto si è gestita una situazione che rischiava di avere un effetto paradossale, appunto perché si trattava di un licenziamento o comunque di un'ipotesi di riorganizzazione dell'azienda che nulla aveva a che vedere con la situazione emergenziale del coronavirus e che rischiava di essere sospesa a tempo indeterminato. Ovviamente, nel caso in cui non si fosse raggiunto un accordo, l'unica alternativa era quella di considerare
conclusa comunque la procedura, essendo stati superati ampiamente i 20 giorni, e procedere con un licenziamento con effetto retroattivo alla data della richiesta del tentativo di conciliazione, quindi al 17 marzo. Però in questo caso appunto non si è verificata tale necessità. Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi ringrazio dell'attenzione.